pillole di Non Solo Suoni. La storia della musica passa da noi. Ben ritrovati, è inutile, ce ne eravamo occupati solo pochi giorni fa e torniamo a farlo anche adesso. Se di Sanremo si parla anche o forse soprattutto nelle settimane che lo precedono, quest'anno il festival tiene banco ancora di più per via dell'emergenza Covid che rende tutto più incerto. Si discute ormai da giorni infatti della possibilità di trovare soluzioni alternative a quelle del pubblico in sala per evitare assembramenti, ma anche per non rinunciare agli spettatori optando per una manifestazione a porte chiuse. Ecco che Amadeus ha fatto sapere che il Festival di Sanremo deve tenersi alla data fissata, quindi dal 2 al 6 marzo, e deve essere con il pubblico in sala, almeno 500 persone più addetti alle varie incombenze produttive e organizzative. Deve esserci, secondo Amadeus, anche una sala stampa in presenza, cioè qualche altra decina, se non centinaia, di giornalisti e operatori. Insomma, bisogna far finta di essere normali. Non è una speranza, è un programma e non sarebbe neppure un auspicio, ma una decisione che appare irremovibile. Sembrerebbe scartata, anche per il parere negativo del sindaco di Sanremo, l'idea di una nave quarantena dove tenere il pubblico o farlo soggiornare al posto degli hotel sulla terraferma. Insomma, tenere gli spettatori per 10 giorni prima e poi per tutta la durata del festival e anche nei giorni della manifestazione, trasbordandoli su navette fino in porto e qui su pulmini e poi ovviamente a sedere in sala all'Ariston. C'è chi ha bollato l'insistenza di Amadeus come una sorta di recita di normalità, mentre in tutto il mondo si continua a vivere la normalità, chiedendosi se davvero un festival di Sanremo senza pubblico e giornalisti in carne ed ossa sarebbe una resa mortificante. Intanto però tra i personaggi più attesi alla kermesse c'è senz'altro Arisa, all'anagrafe Rosaria Pippa, 38 anni, lucana, che in vista della manifestazione Canora ha detto: vado a Sanremo, basta colpi di testa, mi accetto per come sono. In effetti non è un mistero che l'artista abbia avuto qualche difficoltà nell'accettarsi anche fisicamente per come è, anche complice, va detto, la malattia dell'alopecia che l'ha colpita con la perdita di capelli che in passato l'hanno portata a indossare spessissimo delle parrucche. Ora però sembra che la cantante abbia trovato un proprio equilibrio e così niente più parrucche né trucco pesante o qualsiasi altra forma di nascondimento, per così dire. Insomma, viva la sincerità, quella stessa che aveva dato il titolo alla canzone d'esordio di Arisa, guarda caso proprio sul palco dell'Ariston nel 2009, e quella che vi proponiamo adesso. Buon ascolto!